Un'istituzione della Roma arcaica che durò a lungo, assumendo nel tempo varie caratteristiche, fu quella della clientela. Cos'era la clientela? Era un rapporto vincolante di carattere morale e sociale tra due figure. Il cliente, cioè colui che aveva bisogno di una forma di protezione, o perché straniero o perché nullatenente, e il patrono, in genere il ricco aristocratico, il patrizio, che poteva garantire tale protezione sotto diverse forme. Gli obblighi tra le due parti erano reciproci. Per questo il rapporto era vincolante. Il patrono, cioè il ricco aristocratico, doveva assistere il cliente con aiuti economici, offrendogli per esempio un lavoro o un terreno da coltivare e sostenerlo nell'ambito di eventuali cause giudiziarie. Il cliente si impegnava ad appoggiare il patrono nella vita politica e a pagare il riscatto qualora fosse caduto prigioniero in battaglia. La clientela è un istituto, un'istituzione tipicamente romana e documenta la struttura aristocratica e chiusa della società romana. Nella società romana la protezione di un potente era necessaria non solo per ragioni economiche, ma soprattutto per essere riconosciuti nell'ambito della comunità dal punto di vista giuridico. Nello stesso tempo, il numero dei clientes, cioè dei clienti, era anche segno di potenza e di forza politica da parte di una famiglia. Più clientes, più potere.